Vai Francesco. Buongiorno, sono passati 3 anni dalla prima volta che ci siamo visti qua in questo stesso posto e 3 anni in politica sono un'eternità. Sono un'eternità perché cambiano tantissime cose. E però quelle esigenze, quelle stanze di cambiamento che da tre anni noi portiamo ogni anno qua a novembre alla Leopolda sono tutte esattamente, clamorosamente inevase sul tavolo. E ogni volta che entro qui ho sempre la stessa sensazione, cioè un calore, un'energia straordinaria. Ormai venire qua a Leopolda è un senso più profondo, il senso è quello di riconoscere una comunità che da tanto tempo va avanti. Perché la Leopolda non è solo la Leopolda di novembre, è quello che abbiamo fatto sui nostri territori, è quello che abbiamo fatto in rete, è la battaglia straordinaria che l'anno scorso abbiamo fatto alle primarie. E abbiamo detto in tutti i modi in questi 3 anni come deve essere il partito, che deve essere un partito aperto. Abbiamo detto in tutti i modi che questo partito doveva tornare a occuparsi di lavoro. Abbiamo raccontato una nuova Italia e quando abbiamo potuto abbiamo anche cercato di metterla in pratica. Insomma, noi non siamo stati fermi. Non ci siamo fatti cadere le braccia, ci abbiamo messo la faccia sempre e comunque, ci siamo occupati della politica perché altri non si occupassero per noi, a nome nostro. Qualche settimana fa un uomo molto saggio a Rio de Janeiro, invitando la gioventù mondiale a fare qualcosa, ha detto non restate a balconear. Balconear è una parola del gergo del tango argentino. E significa stare alla finestra, stare lì a guardare, fare lo spettatore della vita, senza sporcarsi le mani, senza impegnarsi. E Bergoglio, rivolgendosi alla gioventù, ha detto non fate così, scendete in piazza, occupatevi delle cose, siate come pecore in mezzo ai lupi. Bene, io vi dico la verità, quando ho sentito da queste cose da Bergoglio, io con una certa tenerezza ho pensato al lavoro che ha fatto Matteo in questi anni, al lavoro che abbiamo fatto ciascuno di noi su tutto il territorio. Perché noi in questi anni non ci siamo stati fermi, non ci siamo fatti cadere le braccia, non siamo stati a balconeare, non siamo rimasti indifferenti. Il nostro lavoro in questi 3 anni è stato un inno contro l'indifferenza. Non siamo rimasti a piagnucolare, non ci siamo chiesti, non siamo stati fermi, non siamo rimasti a piagnucolare come eterni innocenti. Ci siamo chiesti se avessimo fatto di più, se avessimo fatto qualcosa, il paese, il nostro partito sarebbe cambiato. Questo è il senso del nostro impegno. E questo parallelo fra Bergoglio e Gramsci, paradossalmente, è il senso del nostro lavoro di questi 3 anni. Oggi però, sinceramente, siamo chiamati a una sfida più importante. Non ci basta più dire come devono essere fatte le cose. Non ci basta più dire che il partito, che il paese, così com'è, non va. Noi oggi dobbiamo vestirci di responsabilità, dobbiamo trasformarsi in classe dirigente del partito e del paese. E questa è la sfida più complessa, perché dobbiamo anche mettere da parte un po' della nostra supposta diversità. Noi dobbiamo essere in grado di guidare i processi politici di questo paese. Dobbiamo fare sì che le cose cambino. E allora anche tante polemiche fatte in questi mesi, fatte in questi giorni, il renziano nella prima ora, della seconda ora e la quarta ora, la malattia del renzianesimo, tutto ciò non ha senso. La politica è prateria, la politica è frontiera. Ebbene, se noi crediamo profondamente a questa cosa, noi dobbiamo accogliere tutti, perché noi sappiamo che è sul progetto e sulle cose che vogliamo fare che noi dobbiamo cambiare il paese, con una piccola differenza. Certo, chi ha fallito, chi ha sbagliato può anche darci una mano, ma ci deve lasciare l'onore e l'onere di guidare questo paese e questo partito. E allora chiudo, perché è finito tra l'altro. Noi oggi ci candidiamo a costruire un partito che si sieda a parlare con pari dignità con tutti. Tocca a noi, rivoltiamolo questo partito come un calzino, cambiamolo questo avverso, perché all'inizio ci hanno deriso, poi l'anno scorso ci hanno combattuto, adesso ci tocca vincere.